Litterio, sei forte. Vabbè, Salvo, sei mitico, grazie. Litterio, ci fai troppo forte. Grazie. Allora, io so che lei c'è rimasto male. Sì, dobbiamo ancora iniziare, già lei è affranto. Lei ho è un visto po' affranto. Passare, signora Rosa. Lei è affranto? Io sono come? Dico, scusi, io le chiedo, lei è affranto? Io sono dell'8 in quarto, casino qua. Sì. E sono qua perché devo fare la serata. La sera, ci deve raccontare le avventure. Però dico, avermi visto, mi ha visto che ero in mezzo alle bonitas. No, signora Rosa, ho visto passare quattro ragazze, che madonna. Com'erano? Quattro statue. È vero, cubane. Ma chi ero? Cubane sono. Cubane? Sì. E con chi, come si chiamano? Sono le bonitas. Bonitas, bononas, sì. Sono bonitas. Senta, vuole fare il rito propiziatorio anche lei, se ci stanno le bonite? Sì, io non lo so perché non era preparato. Ah, chiama? Le vogliamo chiamare? Veramente, allora, mi vergogno un po'. Lo so, lei viene da Paesi, è un ragazzo buono, insomma, di Borgata. Facciamole entrare se vengono, io non lo so. Madonna. Bonitas, potete entrare, per favore? Bonitas, vi prego. Entrate. Arrivano? Ci sono? Che, se ne pentero, signora Rosa. Le bonite. Ah, eccole. Facciamo il rito propiziatorio. Signora Rosa? Sì. Che è sbagliato il soggetto lei, no. Che c'entra qua io? Scusi, lei... Di mano. lei mi ha detto, ci sono rimasto male perché le bonitas le hanno fatto... No. Rosa. No. Non la mettiamo subito in maniera banale. Sono anche persone serie queste, forse. Non mi pare, signora Rosa. Sì, non... sì. Vuole farlo lo stesso? Mettetevi attorno a lui, sì. Ma come? Sì, sì. Ecco. Possiamo abbracciarci? Sì. Ah! Signora Rosa! Sì. Va bene così, andate via. Erano i sensi limone e sale. Come? Allora, se mi pareva una trasmissione seria, chiedi scusa. Devo dire che sino a ieri sera l'ho stata. Ma adesso stiamo non scherzando, lo so. Ma come? Riproviamo? Io aspetto le bonite. Vogliamo le chiami lei? Le chiami lei? Signori, le bonitas! Eccole! Ciao. Scusami, Niurka, siccome c'è rimasto un po' male, potete rifare il rito proprio? Sì, fatelo anche no. Con lui. E fatelo come l'avete fatto con me, cioè bello, così, brillante. Allora, brillante. Vamos, bonitas. Sì, bello brillante. Usted tiene que sì. Estar en mezzo, bene. Sì. Quando il reloj suena a las dos, los esqueletos comen arroz. Ay, dingaranga, dinga, dinga, ding, da, da, dingaranga, dinga, dinga, ding, da. Tutta un'altra cosa, signora Rosa. Allora, restate qui. Com'è? Tutta un'altra cosa. Ah, senta, anche perché... Dai, i botti si sentevano di sotto. Sì. Mentre le altre botte... Di sotto. Si sentevano sì. Un poco. Vabbè, no, vuole non dire alle ragazze... Lei con le loro vengono da Cuba e non conoscono bene il suo paese. Io di creature che ne sa, signora Rosa. Lei con le donne ha una carica particolare. Ecco, io praticamente se usciranno vivi da questo palcoscenico... Sì. E perché siamo qua che c'è il collegamento, c'è la televisione, ci sono tante persone, ci sono i parenti in sala. Ma sono bellissime, signora sì. Rosa. Ma dove le ha trovate? Io le ho trovate grazie a Ignazio che le porta in giro. Fanno buona domenica, vanno da Costanzo loro. Ah, su buona domenica, sì. Al Maurizio Costanzo? Sì. Sì, noi lo prendiamo, Paese, abbiamo la televisione, sì. Vede? Si vede, Maurizio Costanzo, va si bene. Vede. Le vuole salutare, vuole dare un bacio sì, a loro? Sì, un bacio sì. A tutte. Sì. Aidale? Prego. Niurka? L'invidia, signora Rosa. L'invidia li mangia vivi. Lena? Bellissima. Alma. Ed Alma. Si chiama Alma lei. Alma. Grazie, bonita, se ci vediamo dopo. Grazie. Povera figlia inquadrata adesso, guarda lì. No, dicevo, sì, povera figlia inquadrata. No, hanno inquadrato una signora. Ah. Hanno inquadrato una signora che però non è sua moglie, perché no. Sua moglie come si chiama in effetti? Crocifissa. Di cognome? Martoriata. E se ce la vuole descrivere, com'è sua moglie, quella vera? Non è lei? Questa è una signora che era qui seduta, non è lei? Le dice qualcosa quella signora? No. No. Com'è invece sua moglie, quella po' paese? È la donna un po' paesana, quella siciliana, bella, imbrucchiatedda, signora Rosa. Imbrucchiatedda che vuol dire? In carne. In carne. Ora si accattava queste cose, questi mutandoni elastici. Questi che fanno dimagrire la Rosa. Bene, quindi devo dire che si sta mettendo proprio in forma. Sì. Tutto il giorno sta con queste il grasso cicid sotto i pantaloni. Bello, cose belle sono. Bello, tutte salsicciotte che ci sghidrano tutto avanti. Ho capito. E voi,
comunque ci tiene la forma. Allora, io so che poi lei ci racconterà di un'avventura fatta durante un viaggio, poi del ristorante, ma per cominciare c'era qualcosa che lei voleva dire, proprio tanto per cominciare a intrattenere il pubblico. Adesso abbiamo fatto questo fuori programma con le Bonitas. No, però... io intanto ci voglio dire, signor Rosso, che questa sera parlerò... Sì? Parlerò di un fatto che mi è successo per colpo di mio cugino Alf. Anche alla terz'ultima questa punta... è l'ultima che mi combinavo, signor La Rosa. Speriamo bene. Questa è l'ultima che speriamo mi ha combinato. Bene. Speriamo non... perché io, sai, sì. ci disse Alfio, le nostre vite finiranno. Tu morto e io carcerato. Le nostre vite finiranno il massimo così. Della tragedia. Eh sì. Uno morto e l'altro carcerato. Eh sì, perché io finisco con mazzo, signor Addirittura. Rosa. Perché poi glielo racconto più tardi le cose che mi hanno successo questa settimana, cose che non si possono ripetere. Niente. Ma soltanto una cosa iniziale, sempre con suo cugino Iaffio, sempre lui. Il mio cugino Iaffio, signor Rosa, l'altro giorno stavamo camminando a Catania, sì. che io ora da quando avevo che me lo porto a Catania. Insomma. E lì ci vediamo quest'area del continente, a Catania. No, ma è vero, quando uno scende da un paese che si trova un po' lontano. Basta che rompe il ghiaccio la prima volta, poi continua. E mi portai, stavamo camminando a Via Etnea, sì. tranquilli. Bravo. All'improvviso davanti a noi c'era uno che camminava, Ido Alfio mi lascia, signor Rosa, di sua iniziativa, fa un quattro passi belle veloci, raggiunge a Chiddo, ci canta una scoppola di dietro. Suo cugino Iaffia, uno che passeggiava in Via Etnea così, scoppola, tranquillo. Sullo botto si indisse a 50 metri. Ma cosa dai mazzi. Chiddo come si mutava e ci fa, Giovanni, disgraziato, mai cambiato camminatura, sei elegante, cangiasti colore dei capelli, e cangiasti occhiali, non ti conosceva quasi quasi più. Sì. E Chiddo completamente rimminghilonito, o tale Alfio se guardi che io non sono Giovanni, e Alfio ci rispondeva, mi cangiasti magari un nome. Così. Era un disgraziato, ho chiesto per forza Giovanni Chiddo. Ma veramente, guardi. Dopo che ci chiamavo da gran scoppola. Senta, però... Ma cose dell'altro mondo. Io voglio dire, lei non me ne deve fare parlare, mi no, no. Perché io come ci penso già macchiano alla divina. Guardi, lei utilizzi la trasmissione, quindi il rapporto col pubblico per sfogarsi. Se c'è qualche altra cosa da dire, la dica poi. No, io potremmo stare qua ore a parlare di Alfio, potessimo stare ore. Lei lo sa perché ho paese? Sì. Come paese fanno la fiera. Insomma, quasi tutti, in tutti i paesi c'è la fiera, no, c'è la sagra. Nel mio paese la fanno domenica mattina, sì? fanno la fiera delle cose contadine, che vendono animali, bestiame. Sì. Io 15 giorni fa, domenica di 15 giorni, si è accattato un scecco. Insomma, se gli serviva... Ci serviva scecco. Si è accattato questo scecco, lo ha pagato e supportava a casa. Questo scecco appena arrivava a casa, dice, tu come sai queste cose? Siccome abitiamo faccia con faccia, sì. io ero affacciato dal balcone. Esatto. E ho visto che io portavo dietro la casa. Sì. Questo scecco a 5 metri dalla strada, signora Rosa, sì. si ferma a 5 metri. A 5 metri esatti. Si è fermato, senza volere più camminare. Fermo. Signora Rosa, lei non so se lo sa, ma un scecco, signora Rosa... No. Lei deve... Voi non applaudite, disgraziati. Lei deve imparare una cosa. Il somaro, signora Rosa. No. Anche nel parlare c'è una sorta di punteggiatura. Lei faccia una pausa. La verità, signora. Sono i ragazzi di Gravina, della scuola Tomasi di Lampedusa, che hanno fatto un buon pezzo anche su di noi, poi ne parleremo sì. sul nostro giornale. Lei deve dire, lei non so se lo sa, uscecco, virgola, signor La Rosa, virgola. Guardi, qua comanda lei. Sì. Devo dire così. Sì. Non so se lei lo sa, uscecco, virgola, signor La Rosa, quando si ferma... Perfetto, bravo. Quando si ferma, sì? che non vuole camminare, non so se siete pratiche di scecchi. No, ma che dice a questi signori che sono tutti cittadini? Signora, lei è pratica di asini? No, la signora non è. Allora, pratica. Guardi, mi ascolta, signora. Sì, lo ascolti bene, impari quando, qualcosa per cortesia, grazie. Sì, quando sì. il scecco. Sì, quando lo. Virgola scecco non vuole camminare neanche se ci metti una motopala a tirarlo cammina. È vero, questo è vero. L'asino, non cammina. L'asino è un po' testardo. Tanto che a un uomo quando si dice che è troppo testardo c'hai la testa di un asino. Di un asino. Perfetto. C'hai testa di ligno. Di ligno. Ecco. C'hai testa di acetano. No. Questa cancellata, gli amici di Acireale non c'entrano. Allora signora Rosa. Ci sono amici di Acireale tra il pubblico. Ah, la signorina. Guarda. Allora ne capisce di scecco. Giusto, ci sono
una signora e una signorina bellissime di Acireale. Viva Acireale. Allora, la signorina col toppino rosa, guardi, la signorina col toppino rosa. Ah, non l'avevo vista, ecco, signora. È di Acireale. Ah, ma è molto bella, signora. E lo so che... Come si chiama, signorina? Lei conosce Litterio, sì. Vuole salire qui sul palco, stringegli la mano, soltanto. Venga, la prego, si accomodi, ecco, con l'applauso, così chiediamo scusa agli amici di Acireale. Venga, 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 venga. Eccola, stasera, guardi, le faccio conoscere tante belle donne. Ecco Elena di Acireale. È bellissima. Sì. Lo abbraccia per voi. Sì, lo abbraccia per voi, sì. Dove è stata nascosta, signoria? No, chiedo. Tutto a posto? Assomiglia a un'attrice, non mi ricordo come si assomiglia a un'attrice. Sì. Sì. Non mi ricordo ora come si chiama. Allora, glielo racconti con l'asino. Allora, stavo dicendo, signorina, l'asino quando si ferma non cammina. Mm. Cioè, non che tutti, che quando si fermano non cammina, cioè, sono ferme. Anche la signorina Elena, se non ci dovesse. Se si ferma, ognuno non cammina. Però lo scecco non cammina più neanche. Cioè, manco su tiricamo topala. È vero, l'asino si ferma. È vero? No, manco su tirica 600. No, 600. Vabbè, allora... Si può paraurti. Sì. E allora Alfio ucchiappavo dalla testa, c'era il testale con la corda. Sì. Io ti Alfio, un animale, Sì. Duscecco fermo. E Alfio... E io cataliavo, disse, voglio vedere come finisce questa cosa. Sì. Voglio vedere come la testa che dura. Io lo scecco. Sì. Quando Alfio si innervosivo, davvero, sì, ci gira di dietro. Ci gira di dietro. Sì. Ucchiappa di cosci. Sì, allo scecco. Io disse, guarda che ci tiro un calcio. Bravo. È un mazza. È certo. E rifisco io. Bravo. Io questo pensai in quel momento. Lei ha pensato alla soluzione più pratica per lei, migliore per lei, certo. Invece Usceco rimase fermo, ucchiappa di cosci, lo alza in piedi. Sì. Ci stavo i piedi di dietro, ci stavo dettando d'interno. Sì. Io cominciavo a mutare. L'uscecco creaturi con due soli piedi poggiati in terra, che facevano di piedi? Ci scide cavolo. Beh, certo, chiaro, non è una posizione, diciamo così, naturale. Non si poteva difendere. Sì. E quindi piano piano camminava. Alfio, soddisfatto con stava facendo camminare, con l'occhio di fuori, ci disse, bello, l'uscecco, per intelligenza mi puoi battere, ma per forza mannaggia. No, no, signorino, no. Signorina Elena, la ringrazio, torni a posto. Grazie. Buonasera. Stasera siamo circondate di belle donne, sì, signora. Cosa stava guardando? La signorina Elena. Sì. È molto bella. È molto bella. Senta, io... dica, sì, sì. No, stavo dicendo che poi la sera, sì, che questo successe domenica mattina. Mettiamoci un po' più avanti, che successe domenica mattina, questa cosa. Poi domenica sera, sì, lui mi incontrava a mia piazza. Sì. E io feci finta che non sapevo niente, che non l'avevo visto, no? Sì. E allora, come incontrai, io avevo questa faccia nera. Sì. Ci si affio, che c'è qualche contrarietà. Esatto, lei lo conosce bene, quindi sa che qualcosa non andava. Bravo. E lui subito mi disse, dice, sai, Litterio, mi ha rubato i soldi stamattina. Ai. Ma cattai scecco di 4 anni. Sì. Scecco di 4 anni. Sì. Dice, camminavo fino ad andare a strada, dice, per trasere andare a strada me la pambuna non goccio. Non vuole camminare più. Non sta mangiando, non sta bevendo. Come fa? Ma ruba i soldi. Sì. E lui ci si sente, Alfio, io conosco un sistema per far camminare un scecco. Addirittura. È un sistema antico. Antico, sì. Popolare. Ci dice, Alfio, tu prendi un peperoncino. Sì. Mi dica su pratiche di scecchi. Stavo facendo esattamente lo stesso loro che il fatto che voi cominciate a ridere vuol dire che siete pratici. Va bene, comunque vado avanti. Io ho detto, tu prendi un peperoncino. Prendi un peperoncino. Sì. Lo tagli a metà. Sì. A metà do pizzo, fanno ciò che vuoi. Cioè, va bene. Ma io ti consiglio di buttarlo. Sì. Chiedo che resta col piedicollo. Sì. Dal piedicollo, che sì, sapesse se uno munci, sì, sghida il mollicone del pipispezzi. Va bene, che, non vada poi prendi, troppo a fondo. Lo prendi, diciamo, dal piedicollo. Dal piedicollo, sì. Dal piedicollo, sì. Ti avvicini in do scecco, sì, senza scandagliarlo. Senza scandagliarlo, sì. Ti ci avvicini di... Capiamene a volo che a casa siamo a televisione, sì, ci sono vi prego, aiutatelo, perché altrimenti non ne usciamo, cioè, più. Appena avete capito, sì, facetemi segno, ho capito, sì, così io non vado avanti. Lui va avanti, sì. Non vado avanti. Cioè, tu prendi il, sì, peperoncino. Ino. Vabbè. Capito? Capito, va bene. Ci fai veloci tre giri. 1, 2, 3. Sì. E vedi se cammina. Io mi disse, ma per davvero me lo stai dicendo? Mm-hmm. Dice, guarda, io so che è un metodo antico. E funziona sempre. Signora Rosa, un contraio dopo 3 giorni. Sì. O bar. Sì. Io mi stavo pigliando un caffè. Sì. Io trasivo, mi passi chiussico assai. Sì.
Da tre giorni aveva perso almeno 6 kg. Addirittura? Da tre giorni. Una cura dimagrante proprio... Sì, sì, affio, drammatica, sì. Come va? Tutto a posto? Sì. Dice, sì, tutto a posto, grazie a Dio, ma fai io... Ah, ci disse a proposito del sistema che ha funzionato? Sì. E mi disse, funzionavo? Mm-hmm. Funzionavo a così buono che ogni volta che ci strigo in due parti e la pigliare me la a stregare io, perché non me la già la faccio. Guardi, non è possibile, vi chiedo scusa, non è possibile. Perché non me la può pigliare tu? Guardi, io la prego veramente... di fare qualcosa affinché suo cugino un po' si civilizzi, perché non riusciamo più a trattenerlo. Comunque adesso io la saluto, la congedo, lei più avanti tornerà, ci parlerà di questa avventura, del campeggio e poi dopo del ristorante, però insieme con lei io vorrei ribadire una cosa. Qualche giorno fa, adesso parliamo anche con Enrico Guarneri soprattutto, abbiamo detto donate sangue, abbiamo fatto un bell'appello, abbiamo ricevuto una bellissima lettera di una ragazza talassemica di Calatabbiano, che si chiama Carmelina, la quale ha apprezzato molto questo suo appello, questo nostro appello, e ci ha chiesto di rifarlo perché adesso si avvicina l'estate, ormai è arrivata l'estate, le donazioni diminuiscono, il sangue continua a mancare, per cui se lo fa Littegio forse serve a qualcosa in più, se lo fa Enrico, se lo fa Salvo La Rosa, se lo facciamo tutti insieme probabilmente il messaggio arriva. Ma sicuramente... E il problema, signor La Rosa, sì. Il problema è che la gente certe volte è un po' distratta. Questo è vero. Distratta dai mille problemi che hanno con la famiglia. Però basta dirgliele le cose, basta ripeterle. Ma chi è in buona noi salute? Noi siciliani specialmente. Ecco, chi ha tra i 18, credo, i 60 anni. È importantissimo. E può perdere qualche minuto, si avvicini a questi centri di donazione, sì. Doni il sangue. È importantissimo. Serve anche alla salute. Serve anche a chi esatto, lo dà. Esatto, perché salute, venite perché controllati. E poi amici come Carmelina di Calatabbiano, che hanno bisogno del nostro, del vostro possono sangue, star bene. Possono vivere meglio. Ecco, grazie. Ci vediamo dopo, Enrico. Allora, abbiamo...